Invece di utilizzare la conservazione dell'energia meccanica nel viaggio dell'atomo tra A e C, un altro modo era quello di utilizzare le formule del lavoro, che fa la forza elettrica sull'atomo mentre l'atomo si sposta da A a C. Noi sappiamo che per calcolare il lavoro abbiamo tre formule. La prima è forza, prodotto scalare e spostamento. Sappiamo anche che questa formula si può applicare soltanto se la forza che agisce è costante, in questo caso la forza è la forza elettrica e abbiamo visto prima che si mantiene costante perché l'atomo si muove in un campo elettrico uniforme dentro al condensatore. Quindi cominciamo a calcolare questo lavoro moltiplicando i due moduli dei due vettori, quindi il modulo della forza, che sono questi newton, l'abbiamo calcolato prima, il modulo dello spostamento, che sono 9 mm, per il coseno dell'angolo che formano questi due vettori. Questi due vettori formano un angolo di 180 gradi, pi greco, radianti. Infatti, la forza è rivolta verso sinistra, mentre invece lo spostamento è rivolto a destra. Infatti, si tratta di un lavoro resistente, perché mentre l'atomo si sposta a destra, la forza ne contrasta il moto e gli fa un lavoro resistente, che infatti lo fa rallentare. Quindi questo lavoro che fa la forza elettrica sull'atomo vale meno, il meno deriva dal coseno di 180 gradi, quindi è un lavoro resistente, negativo, meno 7,2 per 10 alla meno 16 joule. Ricordiamo che la nostra incognita era l'energia cinetica all'inizio. Allora utilizziamo la seconda formula del lavoro, che si chiama anche il teorema del lavoro e dell'energia cinetica. Il lavoro della forza totale su una particella è uguale all'energia cinetica finale meno l'energia cinetica iniziale. Quella finale è 0 perché il punto finale è C, dove l'atomo si ferma. Invece l'energia cinetica iniziale è la nostra incognita. Attenzione perché questa formula la possiamo usare solo per calcolare il lavoro della forza totale, ma qui abbiamo visto che la forza totale è la forza elettrica, perché la forza peso era trascurabile. Quindi il lavoro della forza totale è il lavoro della forza elettrica che abbiamo calcolato prima e vale questo valore qui. Quindi i segni meno si semplificano e l'energia cinetica iniziale della particella, che era la nostra incognita, vale 7,2 per 10 alla meno 16 joule. Esattamente come avevamo trovato prima, 7,2 per 10 alla meno 16 joule, utilizzando la conservazione dell'energia meccanica dell'atomo che si spostava tra A e C. Poi, una volta trovata l'energia cinetica iniziale, il procedimento è identico a prima, quindi usiamo la formula non relativistica perché questa energia cinetica è molto minore dell'energia di riposo e troviamo questa velocità che è circa il 2 per 1000 della velocità della luce nel vuoto.